per aprirsi la celebrazione della festa della polizia. Quest'anno si articola intorno a un tema preciso, insieme tra la gente. Il capo dello Stato, che dovrebbe essere qui fra pochi istanti, conferirà le onorificenze agli operatori e ai familiari dei caduti. E quindi il ministro dell'Interno Gava pronuncerà un discorso sullo stato della sicurezza in Italia e sull'opera della Polizia di Stato nel campo della prevenzione e della repressione della criminalità. Altro motivo di novità della festa è costituito dalla scelta della cornice ambientale nella quale viene celebrata e dal programma che è stato predisposto per sottolineare appunto il tema che rappresenta il filo conduttore dell'avvenimento. Abbandonata infatti la tradizionale sede di Piazza di Siena a Villa Borghese, la festa della polizia viene infatti celebrata nel Palazzo dei Congressi all'Eur, che è una sede del tutto diversa rispetto al passato, una sede opportunamente allestita per il pubblico. Viva la Polizia di Stato, viva la Repubblica Italiana! Concluso l'intervento del Ministro dell'Interno, il Presidente della Repubblica procederà ora alla consegna delle ricompense individuali. Vedete, il pubblico si alza in piedi. Medaglia di bronzo. Ancora una medaglia di bronzo al valor civile. Francesco Saracini. Si chiama Francesco Saracino, con fermezza e che a Pezzi di Grego, in provincia di Brindisi, il 3 agosto dell'87 si è calato senza indugio in un profondo pozzo per soccorrere una donna che vi si era gettata a scopo suicida, riuscendo ovviamente a portarla in salvo. Questa fase della cerimonia si conclude qui. Fra qualche istante il Presidente della Repubblica inaugurerà la mostra della Polizia di Stato e quindi dopo l'uscita della bandiera dall'edificio anche gli ospiti, anche il pubblico potrà visitare la rassegna. Che lascia il palazzo, o perlomeno questa sala, questa grande aula del Palazzo dei Congressi, e si porta all'esterno per visitare questa rassegna, seguito ovviamente dal Presidente del Senato, Spadolini, dal Vicepresidente della Camera Zona e da tutte le cariche istituzionali, sottosegretari